Allora, oggi abbiamo uno scoop. La nuova azzurra, guardatela qua. No, Nuova. Nadia Centoni convocata da Mazzanti. Eh sì. Nuovo posto della nazionale non è Paolo Egonu, ma è la Centoni. Opposta alla panchina adesso, perché sto dietro, sto fuori. Allora, convocata a fare che cosa? Cosa fai adesso? Cioè, Nadia, io mi ricordo di te che schiacciavi la palla sempre forte, 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 dentro, 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 e adesso? E adesso provo a far schiacciare forte, 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 dentro, dentro, dentro le altre ragazze, le ragazze che adesso sono convocate. No, no, bene, bene, sono contentissima di questa occasione che mi hanno dato Davide e tutta la federazione. Ecco, cosa fai? Di il tuo ruolo, perché fra l'altro quest'estate sarà duplice addirittura, double. Doppio carico, doppio incarico. Sarò il preparatore della nazionale femminile B e anche team manager della nazionale B. Allora, ti sei specializzata molto nel far la preparazione atletica. Sì. Ora, la Centoni ha sempre avuto il fisico, ha sempre saltato, schiacciato forte, perciò insomma la materia la conosci. Ma come ti è venuta questa passione di dire adesso faccio di questo la mia professione, Nadia? Perché penso che sia un aspetto importantissimo, l'ho vissuto, no? Negli anni, tanti anni che ho giocato all'estero, e penso che ricopra un aspetto molto importante la preparazione nella carriera di una giocatrice. Mi ha preso il pallino della preparazione. Intanto quello, poi allenare è un'altra roba, si lascia stare. Ecco, infatti, Si lascia allora, stare. siccome la Centoni è sveglia, mi ha già anticipato la infatti, domanda. c'ho Ecco, paura. no? Allenare no? Per ora no, per Oh, ora no, per ora. lavoraccio, No, e poi vediamo, mai dire mai, perché insomma la nostra vita è molto movimentata. Sto appena scoprendo questo ruolo, come dicevo, al di là, no, del campo, fuori da quel bel rettangolo. E insomma, sono alla ricerca, alla scoperta ancora. Ma che effetto ti fa vestire Beh, l'azzurro no, ancora, eh? Che bellissimo, bello, dai Nadia, che bellissimo. Mi bello, sento a casa di nuovo, che bello. Ascolta Nadia, dici una cosa, è l'ultima, l'esperienza all'estero per un atleta, cosa significa? Tu sei stata una delle prime a dire, ok ragazzi, io esco dalla comfort zone, cioè la Centoni la volevano tutti, e le dici io vado all'estero, sei contenta? Beh, sono stata 11 anni fuori, quindi la mia carriera è stata più all'estero che in Italia, però che dico, sicuramente è stata bellissima, sono stati anni bellissimi, vincenti, che mi hanno dato tanta consapevolezza, ho raggiunto forse un grado di maturità che magari avrei raggiunto ugualmente anche in Italia, però sicuramente, come hai detto te, uscire dalla zona di comfort, doversi adattare a situazioni alle quali magari non siamo tanto abituati, fa crescere un po' di più, fa fare più esperienza, e ne sono grata a me stessa, ma anche all'opportunità che ho avuto di andare fuori e starci tanti anni. Ora ti faccio l'ultimissima domanda, visto il lavoro che fai, adesso la pallavolo femminile, quanto è diventata fisica? Tantissimo, beh, tutto lo sport, la pallavolo maschile, la pallavolo femminile, tutto, quindi l'importante è che siano forti, ma che stiano bene, no? Che siano supportate da prevenzione, forza, tutto quello che serve per fare tanti punti. Vai Nadia, ti posso dare un bacio perché, guarda, sono molto contento di rivedere la Centoni Anch'io. d'azzurra vestita, eccola qua, ciao ciao! Ciao!